Amici sportivi, ben ritrovati dallo stadio Tursi di Martina Franca. Chi vi saluta è come al solito Donato Miccoli. In campo Martina Calcio contro Atletico Racle. Una sfida che vale per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza pugliese gruppo B. Arriva in questo momento il fischio, parte Delgado con il suo sinistro verso il centro dell'area di rigore dove il pallone è diretto a Frucci, poi la conclusione da parte di Cerutti, la parata da parte di Greco che si è dovuto distendere sulla propria sinistra. Ancora porta a spasso la retroguardia avversaria e la sua conclusione, c'è il gol! Il gol di Cristiano Ancora dopo 4 minuti da posizione quasi impossibile. Il numero 11 ha siglato il suo quarto gol in campionato e poi viene a esultare proprio sotto la tribuna centrale. Cambia dunque subito il parziale qui al Tursi, la rete di Ancora. Rimessa affidata a Brescia. Di testa Frucci, pallone che resta lì, la conclusione da parte di Cerutti che si era ritrovato il pallone tra i piedi. Vede, serve Cerutti, Cerutti sterza per servire il pallone e darlo a Cappellari. Triangolo tra Cappellari e Delgado, Cappellari il suo cross di destro. La conclusione di Ancora, centrale la respinta da Greco, la seconda botta questa volta da parte di Tece. Tutti gli applausi del pubblico amico. La lunga gittata è nelle sue corde, infatti così è Gulic, controllo per il numero 6, retropassaggio, la conclusione salvata sulla linea da parte di Greco, la conclusione di Mangialardi al 15° minuto. Vedremo se Ancora riuscirà in questa magia natalizia. Parte Ancora per un soffio alla sinistra di Greco. La finale di Coppa Italia conquistata, il primo posto e poi questo pallone in avanti. Sarà calcio d'angolo. Delgado sulla sinistra dove c'è Ancora, davanti a sé Margagliotti, lo punta, diventano due, riesce comunque a crestare, Delgado! Ben ritrovati amici sportivi, secondo tempo di Martina contro Racale, squadre già in campo, si aspetta solo il fischio del direttore di gara, il signor Cipriani della sezione di Molfetta. Si riparte in questi secondi 45 minuti dall'1-0 in favore dei padroni di casa, a decidere la partita sino a questo momento il gol di Ancora al quarto minuto, per quello che potrebbe essere un assaggio anche della finale di fine campionato. Tanto Frucci dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta, ci ha provato il capitano. Ora Gulic, Gulic, Gulic! Segna lo sloveno e va a esultare sotto la curva ricevendo l'abbraccio di tutti i suoi compagni di squadra. Martina che raddoppia 2-0. Gulic che sale a quota 8 in campionato. Con la linea ben oltre, fuori l'area di rigore, la conclusione direttamente verso la porta dove comunque Cocozza si fa a trovare pronto. Parte il cross, Cerutti allontana, ma pallone che resta sempre in zona d'attacco per i salentini. Il colpo di testa e poi non è riuscito nel tocco decisivo Ciriolo. Messa lunga con le mani verso Frucci anticipato, Martina però che resta ancora in possesso del pallone ai limiti dell'area di rigore con Delgado che calcia in porta. Sul punto di battuta il solito Delgado con il suo sinistro, parte il cross, colpo di testa e pallone la parata, colpo di testa da parte di Cannito, si è fatto trovare prontissimo Greco. Ancora Delgado, questa volta sul secondo palo, la conclusione al volo da parte di Ancora. Si continua a giocare con il possesso sempre dei giocatori in maglia bianca. Delgado, senza quasi guardare, sapeva di trovare Cappellari lì, che poi crossa verso Dominguez. La conclusione sembrava però un colpo con la mano.
Siamo ormai giunti alla fine. Finisce in questo momento il Martina, vince per 2-0. La rete di Ancora al quarto minuto della prima frazione e poi la rete del definitivo 2-0 di Gulic al quinto minuto. Quindi chiude con un ulteriore risultato positivo, torna a vincere il Martina anche in campionato dopo il pareggio di Ossuni di domenica scorsa. Dunque questo 2021 si chiude con una vittoria per il Martina. Grazie mille ancora per averci seguito, per aver rivisto queste immagini. Un saluto a tutti quanti voi da parte di Donato Miccoli.